Buongiorno a tutti. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme un caso di studio specifico relativo ai sistemi informativi gestionali. Il caso di studio è uno abbastanza vicino a noi ed è il Politecnico di Torino. Quindi l'obiettivo oggi è quello di giocare a fare il rettore o il direttore generale, cercando di capire quali sono gli indicatori di cui abbiamo bisogno e come vogliamo andare a calcolarli e utilizzarli per le nostre strategie. Diciamo che il punto di partenza potrebbe essere la descrizione generica di che cos'è il Politecnico di Torino. È un ente pubblico dedicato alla didattica e alla ricerca, ha alcuni organi che sono il rettore, il consiglio d'amministrazione, il senato accademico e diciamo questi organi devono lavorare assieme per un obiettivo diciamo, strategico, che è quello di mantenere il Politecnico in cima alla classifica delle università tecniche italiane, magari anche europee. Diciamo che all'inaugurazione dell'anno accademico il rettore ha fatto una panoramica, ha detto che noi non siamo ancora nella fascia delle migliori università tecniche europee, sicuramente in Italia sì, in Europa no, ma l'obiettivo è entrare nella fascia delle migliori università tecniche europee. Gli aspetti sono fondamentalmente due: uno è l'aspetto della didattica, l'altro è quello che riguarda la ricerca. A questo punto immaginiamo di metterci nei panni del rettore e o del direttore generale, che è la persona responsabile per tutto il personale tecnico e amministrativo, e proviamo a definire quelli che sono i fattori critici di successo, i critical success factors. Lo facciamo utilizzando diciamo uno schema standard che è epilogabile in questo modo. Allora, i fattori critici possono essere definiti a vari livelli, se ricordate la lezione su questo argomento. Il livello più alto è quello di azienda, corporate. Volendo, possiamo definire dei fattori critici di successo anche a livello più basso, a livello di divisione, dipartimento, funzione. Oppure ancora più basso a livello del singolo ruolo all'interno di una divisione o funzione. Se pensiamo al Politecnico di Torino, le due funzioni fondamentali di cui abbiamo già parlato prima sono per l'appunto la funzione di didattica e la funzione di ricerca. Mentre in molte aziende, in corrispondenza di una funzione, abbiamo una struttura o una sottostruttura organizzativa, per quanto riguarda il Politecnico, ma diciamo in generale le università, almeno quelle italiane, non c'è questa suddivisione. Quindi uno si aspetterebbe, non conoscendo l'università, che essendoci una funzione didattica e una funzione ricerca, ci sia una divisione ricerca e una divisione didattica. Però le università non sono nate come aziende, quindi
l'organizzazione è leggermente diversa. Allora, fino a qualche anno fa, prima della legge Gelmini, che è stata approvata alla fine del 2010, c'erano in realtà quello che assomigliava a questa doppia suddivisione. Ogni università era suddivisa in un certo numero di facoltà, che erano responsabili per la didattica, e un certo numero di dipartimenti che erano responsabili per la ricerca. Quindi in effetti non c'era una divisione didattica, una divisione ricerca, ma c'erano due insiemi di strutture, le facoltà e i dipartimenti, che erano per l'appunto responsabili di queste due funzioni principali. Dopo l'approvazione della legge Gelmini, la 240 del 2010, questo tipo di organizzazione è stata cambiata. Notate che in questo caso il condizionamento è un condizionamento esterno. Ricordate quando parlavamo di requisiti non funzionali, che parlavamo di requisiti di dominio? Ecco, questo è un vincolo di dominio. Non è l'università che decide di organizzarsi in un certo modo, ma è la legge dello Stato che dice che l'università si deve organizzare in un certo modo. E come è stata trasformata l'organizzazione? Di fatto non esistono più le facoltà, quantomeno non a livello legislativo, e la funzione ricerca e la funzione didattica fanno entrambe capo alle stesse strutture che sono i dipartimenti. Quindi mentre prima avevamo due tipi di strutture, facoltà e dipartimenti, che si occupavano ciascuna di un aspetto diverso, ora abbiamo un unico tipo di strutture e dipartimenti a cui fanno capo entrambe le funzioni. Questo giusto per darvi una idea del contesto in cui ci muoviamo. Rispetto alla legge Gelmini, che ha tutte queste modifiche state fatte, le università hanno dovuto adattarsi, e il modo fondamentale per adattarsi a questi nuovi dettami legislativi è stato riscrivere o adattare gli statuti in modo che fossero conformi alla legge. Statuti e anche quelli che sono una specie di decreto attuativo, ovvero i regolamenti generali, ad esempio. Ecco, per quanto riguarda il Politecnico, tutte le università stanno facendo questo percorso. Per quanto riguarda il Politecnico, il regolamento generale è stato finalmente emanato, credo, 2 mesi fa, dopo tutti i vari iter di approvazioni, ricorsi al TAR, eccetera. Quindi un mese e mezzo fa il Ministero ha finalmente approvato quello che è il regolamento generale di Ateneo, che è la parte attuativa dello statuto. Quindi lo statuto da solo non descrive tutti i dettagli, molti sono demandati al regolamento generale di Ateneo. Quindi in questo momento, con il regolamento pronto, di fatto tutto il quadro è completato. Quindi c'è una transizione che non è ancora finita, perché il regolamento generale è entrato in vigore adesso. Il regolamento generale, ad esempio, descrive come verrà costituito il CDA, il Consiglio di Amministrazione. Quindi da questo momento parte tutta l'operazione di elezioni e costituzione dei nuovi organi. Un altro vincolo esterno, se vogliamo, è legato al finanziamento. Come avviene il finanziamento dell'università italiana? Le università italiane sono per la maggioranza pubbliche e quindi ricevono il finanziamento
dallo Stato. Non so se avete mai sentito parlare di una cosa che si chiama FFO. L'FFO è una sigla che sta per Fondo di Finanziamento Ordinario. Il nome dice tutto. È il fondo con cui lo Stato finanzia gli Atenei. Al momento non ho a disposizione un grafico aggiornato, ma tanto per darvi un'idea, il fondo di finanziamento di quest'anno, del 2012, è grosso modo tornato indietro di 3 o 4 anni, al 2008-2009. Quindi c'è stato un aumento fino a un certo punto, fino al 2010, e poi in realtà il fondo di finanziamento è costantemente in calo e quindi siamo tornati ai livelli del 2008. Quindi questo è un altro vincolo esterno. Come viene calcolato l'FFO? L'FFO viene calcolato in base a una serie di parametri. I dettagli sono veramente complicati e probabilmente avremo bisogno di una lezione intera, se non di un corso intero per capire come funziona. Fondamentalmente c'è una quota storica, cioè quello che l'università ha preso l'anno prima, che è grosso modo proporzionata al numero di studenti. Quindi più studenti ha l'università, più fondi riceve dallo Stato. Perché è una cosa ragionevole, visto che una delle due missioni delle università è la didattica, se ho più studenti avrò bisogno di più docenti, più strutture, eccetera, e quindi ragionevolmente lo Stato mi dà più soldi. Peccato che la proporzione non sia immediata e ci sia, per l'appunto, una quota storica che arriva dal passato. Questo per evitare che un ateneo che un anno vede un brusco calo di immatricolazioni si trovi anche un brusco calo di finanziamenti. Oltre a questa quota, chiamiamo storica, c'è un'altra quota che è detta premiale. La quota premiale dipende da vari parametri. I parametri fondamentali sono sostanzialmente le capacità in termini di ricerca che sono state mostrate dall'università. Come si fa a misurare la capacità di ricerca? Si guardano le pubblicazioni scientifiche. Quindi, guardando le pubblicazioni scientifiche, uno si fa un'idea di quella che è la bravura di una particolare università a fare ricerca. Un altro aspetto è la capacità di aggiudicarsi progetti di ricerca. Periodicamente ci sono dei bandi da parte dello Stato, sostanzialmente il Ministero della Ricerca e dell'Unione Europea, che chiedono di sottomettere dei progetti. Quindi una o più università fanno una specie di consorzio e sottomettono un progetto che verrà poi valutato e, se la valutazione è positiva, finanziato. Quindi la capacità di aggiudicarsi dei progetti è uno degli altri criteri che vengono utilizzati per andare a determinare la bravura in termini di ricerca dell'università. Ci sono poi tutta un'altra serie di piccoli parametri
che riguardano la quota premiale. Ad esempio, la percentuale del fondo di finanziamento che viene utilizzato per pagare gli stipendi. Se un'università riceve 100.000 euro e ne spende 95.000 per pagare gli stipendi, vuol dire che del finanziamento che gli arriva dallo Stato ha 5.000 euro liberi per fare tutte le altre attività. Quindi è stata fissata una soglia che è il 90%, ecco, le università che stanno sopra questa soglia, cioè le università che usano più del 90% della loro quota di fondo di finanziamento ordinario per pagare gli stipendi, ricevono una quota minima di parte premiale. Quindi questi sono tutti aspetti che concorrono a definire il finanziamento. Ora, dopo questa panoramica assolutamente disordinata di quali sono le caratteristiche al contorno del Politecnico e dell'università italiana in generale, proviamo a definire quelli che sono i fattori critici per un'organizzazione come il Politecnico. Ci focalizziamo sul livello alto, corporate, anche perché sentiamo a livello di divisioni le cose iniziano ad essere un po' più complicate e dettagliate, quindi non vorrei addentrarmi in questo livello di dettaglio, e cerchiamo di capire quali sono i fattori critici di successo per questa organizzazione. I fattori critici sono suddivisi o possono essere suddivisi in 5 grandi gruppi o tipi. Quelli di dominio, che riguardano tutte le organizzazioni che stanno all'interno di questo stesso dominio, quindi i fattori comuni a tutte le università, diciamo italiane. Abbiamo poi gli aspetti strategici, che riguardano i fattori che differenziano la nostra organizzazione dalle altre. Ad esempio, un'università tecnica come è il Politecnico conterà molto su fattori quali il trasferimento tecnologico, cosa che sarà probabilmente meno enfatizzata in università generalista, come ad esempio l'Università di Torino, in cui alcune facoltà ovviamente non possono, o alcuni dipartimenti non hanno grandi aspirazioni di trasferimento tecnologico. Una facoltà o un dipartimento di lettere non potrà fare trasferimento tecnologico, lo faranno altri dipartimenti più applicati. Abbiamo poi un altro aspetto, che è quello ambientale, che riguarda i vincoli che provengono dall'esterno. L'FFO, ad esempio. E a cui noi dobbiamo adattarci, però dobbiamo adattarci cercando di capire qual è la strategia migliore. E infine abbiamo degli aspetti che possiamo definire contingenti e che sono dei vincoli o degli eventi
temporanei. Allora, secondo voi, se io devo andare a definire dei fattori critici di successo di una qualunque università italiana, quali aspetti sono importanti? Voi perché avete scelto il Politecnico? Abito di fronte, era comodo, però credo che sia un'ignoranza di voi che ha questa caratteristica. Perché avete scelto il Politecnico? Piuttosto che l'Università, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Bari, l'Università di Genova, le posso elencare tutte, ma sono 70, non finisco più. Ok, il prestigio, perfetto. Quindi, il prestigio è un aspetto di successo. Io vorrei che la mia università sia nei panni del rettore, ma anche di tutti quelli che frequentano, comunque lavorano all'università, vorrei che la mia università fosse la più prestigiosa. E questo vale non soltanto per la mia università, ma vale per tutte. Tutte vorrebbero avere la stessa. Cioè è un fattore comune a tutte. Il prestigio si chiama anche con un termine inglese brand recognition. La brand recognition è in realtà un qualcosa di un po' più ampio, però fondamentalmente il prestigio è una delle caratteristiche principali. Quindi la valorizzazione del brand Politecnico di Torino è un qualcosa che ovviamente comporta al successo. Ad esempio, avere il ministro dell'Università e della Ricerca che arriva dal Politecnico di Torino è qualcosa che fa. Peccato che è difficile che l'università possa adoperarsi a questo fine. Quindi, però, diciamo che se andiamo a valutare a posteriori la storia di quest'ultimo anno, questo è un fattore che ha migliorato decisamente il brand del Politecnico. Altri aspetti, diciamo, questo è il classico esempio di critical success factor di livello dominio. Altri aspetti,
riguardano ad esempio quelli che sì, sono in realtà comuni a molte università, ma fondamentalmente sono la chiave per andare a competere l'una con l'altra. Uno degli aspetti strategici è, in generale, non solo dell'università, è, ad esempio, l'aspetto della qualità verso conto i costi. Pensate a un caso tipico, le linee aeree. Ci sono quelle che puntano sull'aspetto low cost, infatti si chiamano low cost proprio per quello, mettendo in secondo piano l'aspetto qualità, per cui ho siti ristretti, appena un bagaglio in eccesso lo devo pagare, eccetera, eccetera, ma il prezzo di base è molto basso e quella è la strategia. Ci sono altre che invece puntano sulla qualità. Ovviamente, alzando la qualità, ragionevolmente si alza anche il prezzo, però se io ho pochi soldi, non voglio spendere nulla, andrò per il low cost. Se io voglio fare un viaggio nel maggior comfort possibile, invece ne sceglierò un'altra. Quindi questo è un aspetto strategico che differenzia un'azienda dall'altra. Le università hanno anche altri, non tanto low cost, perché le tasse comunque hanno dei limiti superiori, quindi è difficile andare a competere sulle tasse, hanno altri aspetti che possono andare a distinguere una strategia rispetto all'altra. Quindi un aspetto strategico può essere il fatto di essere l'università sotto casa. L'esplosione di università che abbiamo avuto negli ultimi, diciamo, 20 anni è proprio legata a questo tipo di strategia. Io creo un'università, magari di qualità non elevata, in una città minore, non capoluogo di regione, tanto per intenderci, perché comunque gioco sul fatto che tutte le persone, ad esempio della provincia, probabilmente preferiranno andare in università sotto casa, che è più comoda, comporta meno spese, eccetera, eccetera, rispetto ad andare in un'altra che si trova più lontana. Altre ovviamente giocano su altri aspetti, ad esempio il fatto che hanno una qualità dell'insegnamento più elevata. Sono più scomode, però ti danno di più. E questi possono essere due esempi classici di fattori critici di successo di tipo strategico. Quindi il Politecnico non ovviamente è in un capoluogo di regione, è al centro della regione, ma è nell'angolo in alto a sinistra dell'Italia, quindi non è per tutti l'università sotto casa. Quindi ovviamente gioca sul fatto, sull'aspetto di qualità, ad esempio qualità della didattica. Poi la qualità della didattica si può misurare in vari modi, però il fattore qualità della didattica è quello che conta.
oltre alla qualità della didattica, anche diciamo, la qualità dei servizi è un aspetto importante. Non so quanti di voi hanno esperienze di altre università, io ne ho viste alcune. Ecco, anche solo il decoro degli ambienti interni è un fattore importante. Potrebbe essere una sottocaratteristica della qualità dell'insegnamento, ma in realtà è un aspetto un po' più ampio. Quindi io l'ho messo ad esempio come altro fattore. Vincoli esterni. Legislativi, ad esempio. Beh, diciamo che dalla chiacchierata che vi ho fatto prima è evidente che un aspetto che condiziona pesantemente l'università è il finanziamento pubblico. Tenete conto che quel limite che vi dicevo prima del 90% della quota di finanziamento pubblico come spesa massima per il personale vuole anche dire che un'università che ha la possibilità di assumere, la necessità, perché ad esempio ha molti pensionamenti o ha un aumento notevole di studenti, non sempre lo può fare, perché nel momento in cui sfora quel tetto è nei guai. Tanto per darvi un altro elemento, le università che hanno sforato questa soglia di spesa non possono assumere nessuno. Quindi ci sono delle università che hanno bloccato tutte le assunzioni. Va in pensione l'ultimo professore che era in grado di insegnare sistemi informativi aziendali, siamo sopra la soglia, non ne possiamo assumere un altro. E questo vale sia per il corpo docente che per il corpo tecnico amministrativo. Quindi nel momento in cui ho bisogno di una persona per fare un particolare lavoro, non lo posso fare. L'unica cosa che posso fare è progetti a contratto, sono progetti a contratto, quindi capite che è un vincolo molto pesante. Quindi un aspetto fondamentale che mi è dato dal contesto è ad esempio il finanziamento pubblico. Fondamentalmente perché è quello che mi vincola il personale. Io non posso fare investimenti di crescita di un'azienda senza investimenti, soprattutto ad alto contenuto intellettuale come università, senza investire sulle persone. Se non lo posso fare, sono legato. Altri aspetti critici. Di successo. Beh, non so se molti di voi hanno fatto Erasmus o periodi all'estero. Dovendo scegliere l'università in cui andare all'estero, cosa scegliete? Un'università
dispersa al centro della Germania o Barcellona. La stessa università di prima piuttosto che Amsterdam. Il contesto, diciamo, chiamiamolo culturale, in cui, della città in cui si trova l'università è importante. La disponibilità di collegi universitari, se non sono già forniti all'università, i trasporti, il clima. Okay. Diciamo trasporti, cultura, clima della città. Ecco, io questo l'ho messo, ma in realtà lo devo cancellare, dovrei cancellarlo, perché normalmente io metto un fattore critico di successo se posso in qualche modo influenzarlo, cioè se posso fare un'azione per migliorarlo. Sui trasporti difficilmente l'università può andare a incidere sulle decisioni del comune piuttosto che della regione, però qualcosa potrebbe fare. Sulla cultura, probabilmente sì, ma fino a un certo punto. Sul clima possiamo inquinare molto e sperare nel riscaldamento globale, ma sicuramente non è qualcosa a breve termine. Quindi direi che questi sono fattori critici di successo, però oggettivamente non sono influenzabili. In parte, perché ad esempio creare un complesso sportivo vicino all'università potrebbe rientrare sotto questo cappello di fattori critici di tipo ambientale. Aspetti contingenti. Beh, ve l'ho già detto prima, in questo momento al Politecnico, che tra l'altro è uno di quelli più avanti rispetto a questo processo, si sta concludendo il passaggio da quello che era il regime della legge 509 a quello che è, no, 509 in realtà sono tutta un'altra serie di leggi, alla legge 240. Che è la nuova legge Gelmini. Quindi, passaggio a legge 240-2010. Se l'avessimo fatto 2 anni fa questo esercizio, lì avremmo scritto passaggio dalla legge 509 alla legge 270, perché 2 anni fa c'è stata una riforma non in generale dell'università, ma degli aspetti formativi. Quindi in media ogni 2 anni l'università non è che si riforma, ma viene riformata. Quindi la stabilità non è una caratteristica comune dell'università italiana, almeno negli ultimi anni. Allora, come nuovi rettori del Politecnico abbiamo definito questi fattori di successo. A questo punto quello che dobbiamo fare è andare a identificare degli indicatori che ci permettono di misurare questi fattori, di avere una quantificazione di questi fattori. Diciamo che
L'esercizio potrebbe portarci via praticamente fino alla fine del corso, ma ci focalizziamo su un aspetto soltanto, quello della qualità della didattica. Ecco qui, probabilmente qualche idea in più ce l'avete. Quali indicatori utilizziamo come per andare a indicare la qualità della didattica? Allora, ce n'è uno che è istituzionale e che è dato dai questionari che voi dovrete riempire, che valutano il corso dal vostro punto di vista. Quindi, diciamo che potremmo chiamarla soddisfazione degli studenti. In realtà soddisfazione degli studenti è un termine estremamente generico che riguarda un aspetto della qualità della didattica. Poi, in termini di soddisfazione, noi possiamo andare a identificare diversi indicatori. Non so, puntualità del docente, qualità del materiale utilizzato, disponibilità del docente, presenza di lezioni registrate, chiarezza espositiva del docente, eccetera. Sono essenzialmente quelli che ci sono nel questionario, questi che vi ho elencato. Però, giudizio complessivo del corso. E poi magari il docente espone benissimo, ma il corso complessivamente è stato inutile o viceversa. Quindi ci sono moltissimi aspetti che io posso andare a misurare in questo modo. Altro? Altre idee? Perfetto. Allora, la vita da studente è fantastica. Uno vorrebbe prolungarla 10-15 anni oltre alla fine degli studi, ma in realtà, soprattutto per un'università tecnica come il Politecnico, un aspetto chiave è l'accesso al mondo del lavoro. Anche qui io ho messo un termine molto generico perché come soddisfazione degli studenti possiamo avere puntualità di docenti, chiarezza espositiva, qualità del materiale, eccetera. Per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro, ho vari indicatori. Ad esempio, tasso di occupazione a un anno dalla laurea, 3 anni dalla laurea, 5 anni dalla laurea. Allora, mentre per quanto riguarda
la soddisfazione degli studenti, tendenzialmente quello che noi andiamo a fare è fare un questionario, una specie di sondaggio. Per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro, ecco, qui alcuni dati sono disponibili, ad esempio, da un sito come quello di Alma Laurea. Quando vi laureate avete la possibilità di segnare una opzione e vi dice voglio trasmettere i miei dati al sito Alma Laurea. Questo sito poi mantiene delle statistiche su quello che è l'accesso al mondo del lavoro. Per cui, ad esempio, questo è il sito Alma Laurea relativo al corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino. Questa è un'indagine fatta nel 2011, non so se riuscite a leggere, poi ingrandire un po'. È stata fatta nel 2011, sapete che ci sono state tutte le varie riforme, quindi questa indagine va a vedere a un anno e a 3 anni della laurea. Beh, qui ci sono le persone, il numero di persone che sono state misurate, quindi 210 nel 2010, scusate, laureati nel 2010 a un anno e 149 laureati nel 2008, quindi dopo 3 anni della laurea. Qui che cosa hanno fatto dopo la laurea ci interessa poco. Ecco, la condizione occupazionale è un aspetto un po' più interessante. A un anno dalla laurea l'82% lavora. A 3 anni dalla laurea il 94,8% lavora. C'è un 2,6 che non lavora ma è in cerca di lavoro. E un altro 2,6 che non lavora e non cerca. Però se andiamo a vedere di questo 2,6 quanti in realtà sono impegnati in altre cose, cioè in altri corsi di solito o in tirocini, sono il 2,6%, cioè tutti. Quindi in realtà il tasso di occupazione è intorno al 99,1%. Secondo la definizione standard Istat che abbiamo commentato la volta scorsa, mi pare, non tiene conto di chi non c'è. Questo lo possiamo confrontare con quello che è sono gli indicatori, ad esempio, a livello italiano, in cui questi sono gli stessi dati, il tasso di occupazione è al 97%, quindi un po' più basso. Sì. Allora, il discorso del prestigio è molto ampio. Effettivamente ci sono alcuni indicatori che possono essere, fa riferimento a più fattori. Quindi non è detto che un indicatore appartenga a un fattore soltanto. Quindi volendo questo può andare sia sotto l'aspetto di qualità della didattica che sotto l'aspetto di prestigio.
In realtà, per quanto riguarda il prestigio, c'è ancora qualche passaggio intermedio, perché il fatto di avere un alto tasso di occupazione è positivo, però questo deve essere un aspetto noto. Quindi devo avere un alto tasso di prestigio, ma devo anche avere una diffusione, diciamo, sulla stampa di questa informazione ampia, altrimenti non basta soltanto il tasso alto. Però sì, può anche andare a finire sotto. Quindi in generale un indicatore non è esclusivo per un particolare fattore. Quindi il tasso di occupazione è un aspetto che potrebbe essere interessante e qui ce l'abbiamo dal sito Almalaurea. Un altro aspetto interessante potrebbe essere la retribuzione. Quindi mi interessa poco, io sono convinto di essere uno studente bravissimo, mi interessa poco il tasso di occupazione, a me interessa che la retribuzione sia molto elevata. Quindi sono due aspetti in parte collegati, ma non completamente. Sulla retribuzione, di nuovo, possiamo utilizzare i dati che abbiamo qua in Alma Laurea, per cui qui sotto abbiamo che a un anno lo stipendio medio è di 1341, a 3 anni è di 1685. Tenete conto che questi sono stati calcolati in un modo tutto particolare. Quindi quelle medie sono da prendere veramente con le molle, però vi danno un'idea, soprattutto confrontandole con le altre medie di altre università o del contesto nazionale. E il voto di laurea? Ce lo mettereste qua? Beh, se lo mettiamo vuol dire che noi pensiamo che un fattore strategico per il Politecnico sia dare voti di laurea mediamente più alti rispetto ad altre università. Ecco, per il Politecnico direi di no, ma in generale non escluderei che sia tra i fattori di successo. Se voi andate a vedere la distribuzione dei voti di laurea in alcune facoltà, in alcuni atenei, saturano tutti vicino a 110. È ovvio che se uno va a fare un concorso pubblico in cui quello che conta è puramente il numerino, il voto di laurea, non sempre, ma in alcuni casi sì, quello è un fattore di successo. Io scelgo quell'università lì perché voglio andare nella direzione in cui il numero finale, il voto finale è quello che mi aiuta. Quindi questo
diciamo che non rientra tra quelli che noi vorremmo utilizzare. Un altro aspetto strategico che potrebbe venirci in mente è il tasso di superamento degli esami. Che di nuovo è controproducente. Il tasso di studenti fuori corso, certo. Se noi andiamo come linea strategica nell'ottica della qualità, è ovvio che andiamo a fare molta selezione. Quindi minimizzare i fuori corso vuol dire dare 18 politico a tutti. Tenete conto che uno degli indicatori della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario è la percentuale di studenti immatricolati che passano al secondo anno. Quindi la tendenza potrebbe essere, se vogliamo massimizzare quell'indicatore lì, dare un 18 comunque a tutti. Però questo è in contrasto con la linea strategica del fare del Politecnico una università contraddistinta da un'alta qualità della didattica. Allora, se andiamo un attimo di nuovo sul sito Almalaurea, io qui posso esportare i dati e utilizzarli per tutte le mie analisi. Quindi qui faccio una breve parentesi su un aspetto che è decisamente importante, o comunque ha ricevuto molta attenzione ultimamente, quello degli open data o dati pubblici. C'è una tendenza da parte di, soprattutto degli aspetti degli organi, pubblici, della pubblica amministrazione, a rendere pubblici sia in termini di accesso che, aperti, in termini di facilità di reperimento e elaborazione, tutti i dati delle amministrazioni. Per cui, in quest'ottica, un sito come Almalaurea, che permette di esportare i dati, è un sito che va in quella direzione. In realtà, l'idea di Open Data è un po' pochino più ampia. Io vorrei poter scaricare tutti i dati di tutte le università e poi fare una mia elaborazione. Invece, in questo caso, l'elaborazione viene fatta dal sito Almalaurea e poi vi permette di esportare sostanzialmente in un foglio Excel i dati che vediamo qua. Quindi l'aspetto degli open data è un aspetto fortemente legato alla possibilità di andare a calcolare degli indicatori. Allora, è ovvio che noi come organizzazione i nostri indicatori li conosciamo, abbiamo accesso ai sistemi informativi e quindi li possiamo ricavare. Ma nel momento in cui noi vogliamo andare a confrontarci con gli altri, avere dei dati pubblici è fondamentale. Soprattutto quando andiamo a fare delle misure che non sono misure interne del nostro
della nostra organizzazione, ma misure esterne, e spesso non li possiamo fare direttamente noi, ma dobbiamo affidarci a terze parti. Per cui avere la possibilità di accedere in maniera open ai dati è veramente importante. Tornando ai nostri fattori, indicatori, se andiamo a parlare di soddisfazione degli studenti, voi sapete che il meccanismo standard con cui viene fatto è quello di questionari somministrati agli studenti alla fine di un corso. Ovviamente questo misura la soddisfazione dello studente, che sarà correlata più o meno con quella che è l'idea assoluta e astratta di qualità della didattica. È una prospettiva sulla qualità della didattica, non esaustiva, ma è una delle prospettive che io devo andare a considerare. Ecco, quando io parlo di rilevazioni di questo tipo, un aspetto fondamentale sulle rilevazioni di questo tipo, ma in generale anche su altri tipi di dati, è la qualità dei dati che ho a disposizione. Un aspetto importante della qualità dei dati, ad esempio per una rilevazione di questo tipo, è la percentuale di studenti che compilano un questionario. È chiaro che se io ho una classe con 100 studenti e dei 100 studenti soltanto 10 compilano il questionario, il risultato che ottengo non posso dire che sia molto rappresentativo della totalità degli studenti. Per cui un aspetto importante è quello che si chiama il tasso di risposta. Allora, il tasso di risposta, io qua ce l'ho ad esempio per la terza facoltà, ma è analogo. Questi sono dati pubblici del Politecnico, li trovate sul sito del Comitato Paritecnico della Didattica. Il tasso di risposta mi dice per l'appunto qual è la percentuale di studenti che hanno compilato questi questionari. Ecco, purtroppo la media è intorno a un 50%. Quindi capite che le informazioni che ottengo da un questionario compilato dal 50% degli studenti sono indicative. Posso fare affidamento fino a un certo punto. Domanda: dato questo grafico, qual è il tasso di risposta? Nessuna idea? Sì. Non è esattamente la tangente, ma questa rossa, allora, questa grigia è la bisettrice del nostro diagramma. Se in ogni corso tutti gli studenti avessero compilato il questionario, i punti starebbero tutti su questa
linea grigia. Come vedete, invece stanno a metà o molto più sotto. Questa rossa che vedete qui è la retta di regressione di quei punti. Questa La pendenza di quella retta, che è questo 0,43, potrebbe assomigliare al tasso di risposta, ma in realtà non è esattamente quello, perché il tasso di risposta è calcolato come E lo posso calcolare in due modi. Posso calcolare il tasso di risposta di ogni corso e poi fare la media. Oppure fare la somma totale di tutti gli studenti, di tutti i corsi, e andare a contare quanti di questi hanno compilato il questionario nel relativo corso. I due numeri non sono esattamente la stessa cosa, perché se io faccio la media del tasso di risposta di ogni corso, i corsi più grandi contano esattamente come i corsi più piccoli. Quindi se io ho il 100% in un corso di 5 persone, questo conta come il 100% in un corso di 200, cosa che non è esattamente la stessa. In ogni caso, la pendenza della retta di regressione è correlata abbastanza con il tasso di risposta, calcolato in uno dei modi precedenti, ma non è esattamente identico a quello. Quindi in realtà in questa pagina in cui dovremmo avere il tasso di risposta, che è un numero, o un insieme di numeri se vogliamo darli per ogni corso, non abbiamo l'informazione. Vi faccio notare che questi due puntini che sono qua sono dei corsi da 360 persone. E in questi corsi il questionario è stato compilato da 180 persone rispettivamente. Quindi questi corsi qua dovrebbero pesare moltissimo rispetto alla totalità, rispetto ai corsi che hanno pochi studenti. In una retta di regressione questo non è detto che conti. Quindi un aspetto fondamentale quando parliamo di indicatori, oltre alla qualità del dato e anche la sua presentazione. Se io voglio sapere qual è la percentuale corrisponde al tasso di risposta di questionari della didattica, andando a guardare questa pagina, non la posso sapere, se non
in maniera approssimata. Quindi un aspetto che tratteremo magari in maniera molto sintetica in questo corso è anche come visualizzare i dati, perché una volta che abbiamo raccolto gli indicatori, inizia la parte fondamentale di gestione, cioè devo leggere gli indicatori, capire cosa mi dicono e intraprendere delle azioni. Se io presento i dati non nella migliore maniera possibile, vado a inficiare qualunque possibilità di intraprendere la migliore azione possibile.